Siamo con Ezio Bartolini all'interno di casa di fabbrica di San Marino. Siamo nella stanza dedicata ai telai. Cosa accadeva? Il telaio era presente in molte case coloniche, primariamente erano le donne che lavoravano a questo attrezzo per la produzione della tela e di conseguenza coperte, lenzuole, tutto quanto necessitava per la casa. Mentre l'uomo alla fine del lavoro dei campi poteva in qualche modo riposarsi oppure fermarsi un attimino per riprendersi, la donna continuava il suo lavoro appunto primariamente con i telai fino a ore inoltrate appunto per prepararsi il corredo, preparare il corredo alle figlie e per tutto quanto serviva per la casa rurale.